La prossima ospite è una grande campionessa italiana che ha vinto medaglie di ogni genere, italiane, europee, mondiali, medaglie olimpiche. Signore e signori, Carolina Kostner. Ah, però! Benvenuta Carolina. Ciao. Sono rimasta, è la prima volta che ti vedo e come dire, che impatto! Grazie. Stai molto bene, grazie. Ciao. Carolina, hai vinto talmente tante medaglie, tutte così importanti, che mi sono chiesta se ce ne sia stata una o una di queste vittorie che per te rappresenta chi sei tu. Cioè qualcosa in cui ti sei riconosciuta di più, che dici, beh, lì ero proprio, era la cosa mia, quella che aspettavo. Ma è così difficile perché tutte hanno una storia personale, no? Tutte le vittorie e anche le sconfitte. Però quando ho vinto il mondiale, se penso indietro, lì ho veramente sentito che era il mio momento. Era la decima volta che partecipavo al mondiale, quindi la decima volta dove la speranza c'è e non sai se riesci o non riesci. Abbiamo solo 4 minuti per convincere i giudici, no? E lì mi ricordo che guardavo negli occhi il mio allenatore e gli ho detto grazie che sei qui con me, questo è il mio momento. E quindi come andava, andava, nel senso che non era tanto l'importanza di vincere, di proprio stare sul punto più alto del podio, che sicuramente è il sogno, che è l'obiettivo, però sentivo che era il mio momento, ecco, che... Proprio quello che ti ho chiesto, volevo sapere qual era, qual è stato. Mando un pezzetto, sono talmente tante le cose che hai fatto, però qualcosa di te lo voglio rivedere insieme. To the sun as a new day's rise. Now we'll wait for you tonight. You're here forever and you're by my side. Ora non può più gareggiare perché è stata squalificata per 16 mesi. Quindi fino a quando? Apparentemente maggio prossimo. Apparentemente perché tu ricorrerai in appello contro questa sentenza. Che non dico non accetti, perché le sentenze si accettano, però tu pensi che non sia giusta. Ma io, ecco, è stato riconosciuto nella sentenza che io non ero a conoscenza del doping. Forse dobbiamo fare un passo indietro, Carolina, che... scusa se ti interrompo, però mi rendo conto che magari non tutti sanno, cioè ti vedono pattinare, dicono è un angelo, non tutti sanno le ultime cose che ti sono successe, quindi le ricapitolo brevemente. 30 luglio del 2012, era la vigilia delle Olimpiadi di Londra, il tuo fidanzato di allora, che era il campione olimpico di marcia, Alex Schwarzer, era a casa tua in Germania. Al mattino suona alla porta, mentre tu vai ad aprire, tu naturalmente se dico qualcosa di non corretto interrompimi e di tu come sono andate le cose, lui ti dice, ah guarda se sono quelli dell'antidoping, però digli che mi cerchino da me, a Rassine, vicino a Bolzano, perché ho dato la reperibilità lì.
tu fai come ti ha detto Alex e dici che lui non c'è. La sera lo sottopongono ai test a casa sua, a Racine, e una settimana dopo i risultati lo danno positivo al doping. Ed è ferito dal CONI e squalificato per un totale di 3 anni e 9 mesi dalle gare. Dopodiché vieni accusata anche tu. Di cosa esattamente? Di, credo, complicità e omessa denuncia. Sì, la sentenza poi è risultata che mi ritengono colpevole di complicità. E in effetti tu hai mentito. Sì, il fatto è solo che io, lui me l'ha detto dandomi una ragione, e, sapendo che aveva la reperibilità a casa e sapendo che lui poteva andare a casa, essere a casa, ho avuto pochissimi secondi per pensarci e inoltre era l'uomo che amavo, era l'uomo che volevo sposare, che immaginavo di sposare un giorno e quindi sì, ho reagito così. Tu non hai nemmeno immaginato che lui potesse usare sostanze dopanti o sì? Guarda, io sono stata insieme a lui quasi 6 anni e non avrei mai immaginato, no. Com'è possibile, Carolina? Lui soffriva, lui è venuto anche qui, tra l'altro, a raccontare cosa gli era successo. Un ragazzo molto tormentato per quello che ha fatto, per la sua squalifica, per la vergogna. Lui nascondeva tutto anche a te. Beh, parlavamo veramente poco di questo argomento, anche perché nel pattinaggio il doping non esiste, è uno sport talmente complesso, talmente pieno di variabili che io non sono a conoscenza che mai qualcuno sia stato squalificato per doping. E in più lui sapeva esattamente come io la penso sul doping e credo che se mai me l'avesse detto, se mai l'avessi scoperto, sapeva di perdere la mia stima come, non solo come atleta, ma un po' anche come uomo. E in effetti, purtroppo, poi la relazione si è rotta. Tu, in quei pochi secondi, hai solo pensato, deve avere la reperibilità a casa sua e faccio quello che mi ha chiesto. Non hai immaginato quello che poteva succedere? No, non immaginavo, non me lo sarei mai aspettata. E inoltre la sera mi ha chiamato, ha detto ho fatto il test, quindi per me era un ulteriore segno che non aveva niente da nascondere. E quando finché e come poi, hai saputo invece come erano le cose? Finché poi una settimana dopo, quando è uscito il risultato, ecco, è stata una bella botta. Tu lì in realtà hai deciso di stargli vicina, eri dalla sua parte. Sì, dalla sua parte, nel senso che non ho mai condiviso la sua scelta da atleta di doparsi. Però non me la sentivo di, quando tutti gli hanno voltato le spalle, di lasciarlo. Ci siamo allontanati pian piano col tempo, è stato un po' l'inizio, no? Quando la fiducia una volta si rompe è difficile ricucire la cosa, no? E questa è la vita. Come donna o come persona incontri delle sfide nella vita che devi accettare, che devi... Vorrei mostrarti quello che lui ha detto qui 2 anni fa, perché anche lui, insomma, ha fatto capire di averti nascosto tutto e anzi parte della sua sofferenza veniva anche da quello, da non essere stato capace di dire a nessuno come stava. Mi mandate solo un pezzetto, per favore, di quell'intervista? Ero sempre alla ricerca, secondo me, di questa felicità che avevo prima di vincere l'Olimpiadi e che poi non trovavo più.
ci sono stati momenti dove odiavo di essere me stesso. Perché avere più talento degli altri e più classe degli altri non è sempre positivo, perché richiedi anche più di te stesso, no? Se tu vinci l'Olimpiadi a 23 anni e hai il mio carattere, non è che dici, ok, adesso ho molti più impegni, cambio allenatore, faccio un anno tranquillo, no? Vuoi sempre fare di più. Tu sei fidanzato con una campionessa del mondo, Carolina Kostner, che tra l'altro ha vinto gli europei domenica, è la campionessa del mondo nella sua disciplina. Potevi confidarti con lei, un atleta come te? Ci hai provato? Lei fa uno sport molto diverso dal mio. Quando io ho incominciato ad avere, diciamo, i primi sintomi di burnout, che è stato nel 2009, lei aveva momenti non belli perché faceva l'Olimpiadi dove è andata male e non me la sentivo di infastidirla anche con i miei problemi. Allora pensavo così. Io allora stavo da mia fidanzata che non sapeva niente e quindi ogni giorno sapevo che facevo una cosa sbagliata, che ogni giorno poteva venire il controllo, però non sono più riuscito a fermarmi. Mi ero messo in testa questa cosa e non l'ho fatta fino alla fine. È stato molto... Ha detto le stesse parole che hai detto tu, fa uno sport molto diverso dal mio. Ma il talento, avere più talento, avere più classe, come diceva Alex, è qualcosa... Lui sembra che la vivesse come una specie di maledizione. Riesci a capirlo? Perché mi sembra che per te sia molto diverso, che tu la viva come una gioia, il tuo talento. Io adoro quello che faccio. E, ne avevamo discusso tante volte, lui mi diceva, ma tu sei fortunata perché tu ami quello che fai. E, sì, amo quello che faccio e... Alla fine della giornata non mi importava tanto di vincere, ma era più di trovare la mia strada, di trovare la miglior versione di me stessa che possa essere su ghiaccio. E già da piccola, quando metto i pattini, mi sento a casa. Ecco, credo che un po' tutta questa sofferenza, tutta questa situazione, tutta la mia sofferenza l'ho buttata nell'allenamento preparando le Olimpiadi e in certo senso mi ha aiutato forse a... Ecco, come è un po' stato il mio ossigeno in quel periodo. Hai vinto la medaglia di bronzo. Senti Carolina, cosa comporta questa squalifica nella tua vita professionale? Tu perderai due stagioni, non puoi neanche allenarti come vorresti ora. Stai pattinando? Sto pattinando e ecco, settimana prossima ci sarà il mondiale dove colgo l'occasione di fare l'in bocca al lupo a tutti i miei colleghi e che mi mancherà tantissimo. È la prima volta dopo 12 anni che non ci sarò e in più sapere che non ci sono... Un po' anche per non volontà mia, è difficile, però colgo l'occasione per usare il tempo in modo diverso, ho una famiglia bellissima che mi supporta, c'ho il fratello che sta giocando nei playoff, ieri ho avuto il tempo di andare a vederlo giocare a hockey. Gli perché amici, tu da quando sei bambina che pattini, hai vissuto in collegio per io pattinare. Io ho vissuto sei anni insomma, in collegio. Hai fatto una vita di grandi sacrifici. Sì. Per la cosa che adori. Sì, ho vissuto grandissime soddisfazioni. C'è un detto russo che dice la vita è come un pendolo. Se il pendolo va su in alto, cade anche molto in basso per tornare su in alto. E, ecco,
Qual è la cosa più grave per te in questa vicenda, in tutto quello che è successo? Un po' che mi sento che sta al di fuori del mio controllo. Io veramente ho agito in buona fede. Quando hai capito che lui era nei guai, tu non immaginavi che saresti stata coinvolta nei suoi problemi, in quella indagine? No, no. Anche se sapevi che avevi mentito. Sì, il test è stato fatto, non è che l'ha proprio saltato, non è stato mancato. Lo stesso giorno l'ha fatto. È sembrata una punizione esemplare quella che ti hanno voluta dare. Hai avuto questa sensazione? Io cerco di vederla nel modo più distaccata che riesco, perché altrimenti ti tocca e ti fa troppo male. Questo lascio fare ognuno la propria opinione. Tra l'altro ti hanno riconosciuto delle attenuanti motivandole con l'amore. Non so se apprezzarle o meno queste attenuanti. Nelle motivazioni della sentenza si legge: l'atleta la mattina del 30 luglio ha consapevolmente aiutato Schwarzer agendo sulla base di una richiesta della persona che amava. Quindi insomma ti hanno condannato, ma secondo loro avrebbero potuto darti anche una condanna più importante se tu non l'avessi amato. È tutto molto ambiguo, insomma. Beh, la cosa buona è che comunque hanno riconosciuto che io non sapevo del doping, che io non ho nulla a che fare con il doping, non l'ho aiutato, e è già una buona cosa. Adesso spero sull'appello, spero che emergano i fatti e comunque vada. La vita va avanti e credo che comunque mi ritengo una persona molto fortunata, molto ricca di affetto, di amicizia, di soddisfazioni. È bellissimo, anche oggi stavo in treno venendo qua e ci sono delle persone che mi fanno i complimenti, mi fanno l'in bocca al lupo. Ringrazio tantissimo di questo affetto perché mi dà veramente la forza di continuare. Poi cosa porto al futuro non si sa. Carolina, cadi e ti rialzi sempre. Quanto cadi? Sembra la storia della mia vita, sì. Quanto sei caduta in vita tua? Hai mai contato le tue cadute? Non so, dato che è da quando ho 15 anni che sono sotto i riflettori, dimmelo te. Forse avremmo dovuto contarle, parecchie comunque. Ma ti rialzi sempre con una grande grazia. Fa parte anche questo del tuo talento, saperti rialzare così bene. Ne sei consapevole? Bisogna sempre vedere, c'è sempre un lato positivo e c'è sempre una cosa da imparare. E io credo che se la vita ti sfida è perché hai qualcosa da poter imparare. Senti, cosa si impara pattinando sul ghiaccio? Si impara a quasi volare. È anche un po' a vivere, mi sa, eh? Sì. Tu come eri da bambina? Ero abbastanza timida. Beh, questo l'avrei supposto. Ma eri anche una brava sciatrice. Come mai hai scelto però il pattinaggio? Io non ho dovuto scegliere, è stata abbastanza naturale. Mio papà mi ha portato un vestitino piccolissimo, mi sa che grande così, lo mettevo in casa, lo mettevo a dormire, lo mettevo a pattinare.
mettevo la musica in casa, ballavo con le pantofole, disturbavo i miei fratelli, sempre ballando, ecco. È una cosa che ho dentro e un po' me lo spiego anche dalla parte di mia mamma, mio nonno, mio zio, erano tutti artisti, mio nonno ha insegnato all'Università di Massa Carrara come docente e è stato direttore dell'Accademia d'Arte, quindi c'è una vena artistica. Dall'altra parte c'è mio padre che era un bravissimo giocatore di hockey, che è stato il mio punto di forza durante tutta la carriera. Isolde, che ho visto vincerla dal vivo a Sestrier quando ha vinto il mondiale. Il connubio è perfetto, è come se fosse fatto per me, ecco. Tra l'altro nel pattinaggio sul ghiaccio c'è tutto dentro, perché c'è la danza, c'è la forza, c'è il ritmo, c'è l'arte, ci sono, sì, i costumi, la musica. È così complesso come sport, è così tante cose da perfezionare che in una giornata non ci riesci a far tutto e poi devi mettere tutto in 4 minuti. E farlo vedere da 0 a 100 e sembra lì, come dicevi, che tu voli. Inoltre, in realtà, il nostro lavoro sia faticoso. È faticoso, ma il nostro lavoro è di nascondere la fatica, di nascondere la stanchezza, di farlo sembrare facile, di farlo sembrare come con la bacchetta magica, no? E quindi è difficile spiegare quanto è veramente difficile farlo, no? Tu ti arrabbi mai? Sì, mi arrabbio anche. Sei sicura? Sì, sì. Ti arrabbi Sta molto? Attenta. No, non sarei capace di farti arrabbiare, mi dovrei impegnare moltissimo. Però mi chiedevo se c'è qualcosa in te di non algelico, se fai qualcosa come le persone normali, so, di notte tutto. Prendi i canederli freddi dal frigorifero e te li mangi, cioè se c'è qualcosa in te di non angelico. Vabbè, tante cose normalissime, inciampo per strada. Non ci credo che inciampi per strada, dai. Adoro mangiare. Non lo so, sono veramente una ragazza molto, credo di essere una ragazza abbastanza normale, anche se mi ritengo fortunata abbastanza di aver fatto una vita molto eccezionale, però avendo avuto tanta responsabilità da giovane, altre cose invece sono rimaste abbastanza indietro è la parola sbagliata, ma per esempio sono uscita di casa a 14 anni, non ho mai avuto quel periodo di litigate con mia mamma o delle vere litigate con le amiche. Le amiche, quelle che ho adesso, sono quelle veramente che sono state teste dure abbastanza a rompermi le scatole ogni volta. Esci con noi? No, stasera non posso. Vieni al cinema con me? No, sai, domani mi devo allenare. Sempre è stato così. E quindi in tante altre situazioni della vita mi ritrovo adesso che ho più tempo a scoprire un mondo totalmente nuovo. No? Allora, mi raccomando, Carolina, adesso litiga parecchio. Con tutti, con le amiche, con la mamma, con tutti, vale con quelli con cui devi litigare. Sfogati, perché poi devi tornare a gareggiare e a vincere. Promesso? Grazie. Grazie Carolina, grazie a te. Grazie mille. Ciao.